Prima domanda, cosa ti ha trasmesso l'esperienza della quarantena? Qua ad Ava non siamo stati bene. È la prima volta come esperimento che riusciamo ad essere soltanto noi. Abbiamo chiuso le porte agli ospiti. È stato un modo di approfondire le relazioni tra di noi e di trastullarci, di volerci bene, di conoscerci più a fondo, di curarci le relazioni. Allora, che consigli daresti a chi ha sofferto le restrizioni della quarantena? Di non crederci, di andare sempre a cercare un posto in natura dove essere liberi, dove non essere contaminati dalla paura, di essere spontanei in un ambiente naturale, di non essere costretti a negarsi le libertà fondamentali, di toccarsi, di volersi bene, di accogliersi l'uno con l'altro, di trastullarci come abbiamo fatto noi, senza restrizioni, senza paure. Però questo in città non lo puoi fare, quindi devi cercare un ambiente naturale dove è accogliente, dove stare. Questo è fondamentale, la natura ci sana, la natura ci vuole bene, ci accoglie. Essere a contatto con la natura e la medicina. Che significato ha per te l'autosufficienza? Autosufficienza energetica, spirituale e psicologica, non è soltanto materiale. Significa non dipendere dal sistema, significa produrre le cose che sono necessarie per vivere, significa non avere paura degli altri. Significa essere autonomi, autosufficienti psicologicamente, non dipendere da qualcuno, non delegare niente a nessuno, di essere padroni della propria vita. Questo sia a livello materiale che spirituale. L'autosufficienza è completa, è intera, essere integrali come esseri umani, averci rispetto per se stessi e per gli altri. Cos'è la permacultura? La permacultura, cultura permanente, è una visione generale di agricoltura che è in simbiosi con le esigenze del posto, del territorio e dell'uomo, non biocentrico rispetto alle nostre sole esigenze, ma anche il rapporto al territorio, averci un'integrazione di animali, di specie selvatiche, di uccelli, di galline, di conigli, di tutto quello che si integra in un posto aiutandosi a vicenda, non con una mente speculativa, però tenendo conto delle risorse del posto, delle culture autoctone, in relazione anche all'esposizione e alle donità culturali, mantenere un ciclo vitale che si produce tutto il necessario per sopravvivere, per essere autosufficienti. Invece, secondo te, cosa tiene unito un gruppo di persone? La fiducia, essere compagni, fratelli sullo stesso viaggio, con la stessa visione. Il rapporto con la natura è essenziale anche in questo caso qua. Non si può essere disgiunti e averci degli ideali diversi, ognuno professare la propria fede e religione in separazione con gli altri. Averci rispetto per tutte le idee, però essere uniti nel portare avanti un progetto comune. Questo progetto comune si basa anche sull'autosufficienza, non può essere diverso. Si basa anche sul rispetto degli altri e sulla parità dei sessi,
sul rispetto dei bambini in primo luogo, della nascita, senza violenza, senza interferenze. Quindi essere in armonia con se stessi e con la natura. Quale tipo di alimentazione preferisci e quanto influisce nella tua vita? Preferisco quello che produco. Dico gli alimenti e il cibo vitale che rispecchia i miei bisogni ed è prodotto nel luogo. Essenzialmente questo, però poi mi diletto anche a mangiare altre cose. Non sono solo univoco, però per mantenere la mia apertura verso l'esterno mangio anche altre cose. Non sono vegano, non sono vegetariano, mangio poca carne quando mi capita. Però quello che prediligo è la mattina andare nell'orto, mangiare la frutta e l'insalata. Uso la tecnica di mangiare l'insalata senza lavarla e se, come la prendo. È lo stesso con le altre frutte e verdure. Però ogni tanto alterno i biscotti e le cose commerciali, non mi faccio specie di rifiutare qualsiasi cosa. Sono in grado di mangiare tutto, il mio organismo si abitua. Si è abituato alla città quando vivevo in città, figuriamoci se non mi abituo adesso che sono in campagna, che ho la prevalenza di mangiare le cose buone. Però questo mi danneggerebbe, sono sicuro. Però il fatto di abituarmi anche al resto è un fatto di sopravvivenza in questa società. Se potessi essere autosufficiente solo con quello che produco, sarei più felice, ovviamente. E, nei momenti di difficoltà, cosa ti aiuta? Quali sono le tue medicine? La mia medicina è rivolgere il pensiero ai miei antenati, ai miei nonni, ai miei discendenti, essere in armonia con il loro pensiero, la loro filosofia. Io ho vissuto con mio nonno che è nato e morto nello stesso luogo dove sarebbe sempre rimasto lì. Era una persona felice. Ha portato via soltanto la guerra del 15-18, dove è stato attraversato da una pallottola. Lui era felice di alzarsi la mattina presto, parlava con le piante, stava in osservazione della natura e viveva con quel poco che produceva. Viveva come vivo io adesso. Ho cambiato poco della mia e della sua esistenza. E per me mi dà forza rivolgermi a quel pensiero, a quella filosofia, a quella attitudine della vita che era un'arte, era una magia, era un rapporto costante con la natura e non c'era tanta sopraffazione dell'esterno, tanta fagocitazione del consumismo. È morto a 72 anni che aveva 160.000 euro da parte, dopo un'intera vita di lavoro. Non aveva avuto ancora la pensione, solo gli ultimi anni della sua vita, altrimenti i contadini non erano riconosciuti. Aveva un pezzetto di terra dove c'aveva un maiale, una mucca e una capra. Niente di più, un pezzetto di vigna, un pezzetto di orto, un pezzetto di coltivazione di grano ed era autosufficiente. Si recava una volta al mese in paese a fare la spesa, a comprare l'olio e il sale. Che non produceva, tutto il resto era fatto da lui. E quando la gente andava a comprare quella tomba di formaggio, non sapeva chiedergli i soldi, gli davano quello che voleva. Per lui non era commerciale, era vivere alla giornata e con
in maniera sociale, di condividere con gli altri più che di arricchirsi. Questa è la sua filosofia, che è anche la mia. E, se dovessi definire in una sola parola la priorità per il tuo futuro, che parola sceglieresti e perché? Se la parola della fiducia, fiducia nell'umanità, fiducia che possa cambiare, fiducia nei giovani, nelle prospettive che il mondo potrà essere diverso, perché il cambiamento è in atto, lo sentiamo, lo vediamo, si manifesta ancora timidamente, ma la gente è sempre più consapevole. Io ho fiducia nell'uomo e ci credo. Allora, entriamo nella parte più personale. Quando è nata Avalon e perché è nata Avalon? È nata perché venivamo a raccogliere olive nell'agriturismo, che adesso è agriturismo, prima era gestito da dei tedeschi, al 50%. Ci staccavamo dalla montagna un mese di lavoro qui per portare a casa l'olio che soddisfaceva la comunità. Accanto c'era questo villaggio, questa casa abbandonata. Era abitata dai barbagianni e dagli allocchi. Era senza porte, senza finestre. Tutta abbandonata, penso, dal dopoguerra, poco dopo. Si vedeva soltanto la punta degli olivi, era tutta sommersa dai rovi, dalle canne, dalle ginestre, dalle eriche. I primi anni abbiamo raccolto le olive schiacciando a terra i rovi e stendendo i peli sopra i rovi. E abbiamo fatto l'olio in queste condizioni. Poi abbiamo ripulito tutto, abbiamo bruciato i rovi, tolto le radici e adesso si presenta come terreno coltivato. È nata per soddisfare questa esigenza primaria di averci l'olio, anche in montagna. Però è nata anche perché mio padre mi aveva lasciato l'eredità per poter acquistare questo luogo. Allora morente, lui, con i soldi che mi ha lasciato, cosa facevo? Mi è sembrato logico di portare avanti questo progetto che continuava dalla montagna e estenderlo anche qua. Un'espansione della valle, un'espansione che riusciva a combinare insieme le esigenze della montagna con le esigenze di questo posto dove si può fare delle culture primaticcie, mentre in montagna erano tutte tardive. E quindi è nata un'altra comunità, sempre in correlazione con il resto della montagna. Poi piano piano altra gente si è trasferita qua, si è sempre espansa, ingrandita, è venuta fuori un'altra comunità che ha delle altre priorità rispetto alla montagna, ma siamo sempre in correlazione. Insomma, è nata perché mi piaceva far nascere le cose e ancora adesso cambierei per far nascere un'altra se avessi la forza, se mi presenta l'occasione. L'atto della creatività di far nascere le cose per me è fondamentale. E poi ho sentito parlare anche molto di Avalon come un posto che ha sempre accolto molto volentieri le madri per i parti naturali anche. Sono nati 42 bambini qua. In un primo momento il parto in valle era una cosa gestita da maschi, da femmine, dalla comunità che si prestava a essere di aiuto alla madre che stava per partorire, però senza un'intimità. Eravamo tutti accalcati intorno a lei a incitarla a darle forza, come se fossimo capaci di aiutarla. Però questo distoglieva la sua attenzione. A volte inceppava il meccanismo della nascita proprio perché c'era troppa invasione da parte del nostra. Però eravamo inconsapevoli di quello che era la nascita.
le proprie esigenze. Fino a che non è venuta clara scoperta che come costato della nascita ha portato un altro tipo di visione, ha portato l'intimità, ha portato la relazione della donna con se stessa, di far nascere senza interferenze, senza gente intorno che interferisce nel suo momento magico. E quindi adesso si accompagna alla nascita rimanendo al di fuori del momento della nascita per non interferire con questo, con l'attenzione che la madre dedica a se stessa e al bambino in quel momento lì, alla trasmissione degli ormoni dell'amore che ci sono in quel momento, lasciando che le condizioni siano le più naturali possibili, senza che ci sia una persona medicalizzata che l'accompagna, senza mettere paura. C'è solo bisogno della tranquillità, di essere in contatto con se stessi in quel momento. E questo è il modo che nascono adesso i bambini. Ciò che mi ha impressionato in questi due giorni con te è il fatto che tu non vuoi comandare, il fatto che nel cerchio c'è un'orizzontalità e tu, in questi anni tu sei ancora riuscito a mantenere tutto ciò. Come è possibile riuscire veramente ad accettare tutto come in questo modo? Perché la figura del capo a me è sempre stata sull'anima. Non la riesco a digerire, non la riesco a sopportare, perché forse l'ho vissuta a scuola come autoritarismo, l'ho vissuta negli ambienti sociali dove c'è sempre una gerarchia. Quindi il modo di essere orizzontali è quello che mi dà più soddisfazione e mette in atto l'intelligenza collettiva. Quindi accettare anche l'opinione degli altri è stato un lavoro su me stesso, per non invadere e non essere sopraffattore degli altri. Quindi ascoltare è tanto importante quanto parlare, quanto dire, e per forza ancora più importante. È un momento di ascolto quello del cerchio, non è un momento. Uno parla solo quando c'è qualcosa di importante da dire che non è ancora stato detto. Così nasce questa collaborazione tra tutti, questa empatia che fa sì che le cose crescano, che fa sì che ci sia una collaborazione attiva, una partecipazione reale. Se c'è un padrone, questo non succede. Se c'è un capo, c'è lui che comanda. Invece siamo tutti responsabili. L'autocoscienza è il primo valore da incrementare, da far crescere come consapevolezza, perché altrimenti ci sarà sempre una delega, ci sarà sempre qualcuno che è più importante degli altri e non sarà una cosa equilibrata. Se manca quella persona, manca l'essenza, la capacità di andare avanti. Il culto del mito della personalità abbiamo visto che cosa produce tante persone robotizzate che vanno dietro al capo, al padrone che comanda lui. Dal mito di Mao Zedong a quello di Renzi fa poca differenza, la nostra società è impostata sul mito della persona, che è una grande cazzata. E ad oggi, dopo oltre 20 anni di Avalon, la tua visione, la visione del gruppo che ha fondato Avalon, è ancora in vita? È in vita perché si mantiene, si alimenta con le persone che arrivano, con l'apertura e con l'ospitalità. Ogni volta che arriva gente è una linfa vitale che si aggiunge a quella che già esiste. Ognuno ha messo un po' del proprio contributo, sono passate centinaia e centinaia di persone.
abbiamo avuto fasi anche difficoltose, anche con dei contrasti forti, persone che si appropriavano di Avalon in maniera opportunistica, che si stavano senza mettersi in discussione, caratteristiche umane che sono ovunque, che anche quando siamo riusciti a contrastare col tempo, però è stata sempre una crescita. E vedere le difficoltà come un'opportunità è una cosa che bisogna imparare, non è semplice. Però Avalon ha resistito e resiste con la sua filosofia dell'apertura, e questo è importante per continuare. Mi ha impressionato questa apertura, c'è ancora gente che arriva qua senza neanche avvertire, viene accolta. Non è stato facile, immagino, gestire anche tante persone che vanno e vengono tutto il tempo, no? È un'espressione che ricorre spesso, è quella che il caos si gestisce da solo. Non bisogna gestire le persone. Le persone sono autosufficienti e si mettono in gioco meglio se tu non gli dai degli ordini, dei compiti. Le accompagni però con delicatezza, lasciando la loro spontaneità, la loro capacità di inserirsi senza precludergli la strada con delle ricette. E tante persone si trovano bene a loro agio perché si sentono subito a casa. Questo è il sentimento che deve animare una comunità. L'accoglienza è così importante perché fare sentire le persone creative in modo di potersi esprimere, non reprimere, standardizzare, mettere in campo le proprie esperienze per sopraffare gli altri, però lasciare che ognuno si faccia l'esperienza, anche se a volte sbagliano, anche se a volte nuociono, fanno degli errori. L'errore è fondamentale per crescere, non è una negatività. Così l'orto ci sono le mani di tante persone, così la casa c'è le mani di tante persone, così gli alberi, quando qualcuno non sa come portare, viene a chiedere, non lo fa, danneggiando la pianta. Per le cose che è necessaria una conoscenza, è bene rivolgersi a chi sa. Però non come potere, ma come condivisione. Invece parliamo del movimento Rainbow, perché tu sei stato uno dei primi che ha visto nascere questo movimento. Raccontaci un po' della nascita del movimento Rainbow. Il primo Rainbow si è fatto in una quacchetta nel 1982. Sono piovute qua 5.000 persone. Io non lo conoscevo, non ne sapevo niente. Siamo partiti con gli asini dalla valle, siamo arrivati alla Cacchetta dopo 4 giorni di cammino per il sentiero dello zero degli Appennini. E quando siamo arrivati in questa valle c'era un grande arcobaleno. Ricordi inimmaginabili, per me è stata un'iniziazione, non sapevo del cerchio, del bastone della parola, delle usanze che erano andate dagli indiani d'America, ed è stato sintomatico che in uno di questi cerchi che si decideva per fare delle riprese televisive dei giornalisti che erano venuti per vedere questo fenomeno da baraccone, per loro c'è stato un cerchio che si è schierato con una parte dei guerrieri che dicevano no, assolutamente no,
non li vogliamo, rigettiamo la stampa ufficiale, è quella che ci danneggia, è quella che si usa come scoop per fare pubblicità e che parlerà senz'altro male di noi. E gli altri più timidi che dicevano, beh, possono parlarne bene, se possono essere dalla nostra parte, possiamo farci conoscere al mondo. La cosa bella è che non si è presa nessuna decisione, che si sono confrontate le opinioni in questo teatrino. Ed è stata una commedia che non ha portato ad una decisione, ma ha portato a farmi comprendere che non c'è una via unica per manifestare il proprio pensiero. Ognuno era libero e si confrontava in opinioni ed era giusto che non si arrivasse a nessuna decisione. Se non c'è il consenso, se non c'è la totalità delle persone che la pensano allo stesso modo, si possa fare ed è una decisione che ha fatto rimanere in stand-by questa apertura verso i giornalisti e che mi ha prodotto quello che ancora adesso nella famiglia Rembo un tabù, non se ne fa parlare sui social, è meglio tenerselo per noi, è meglio che il contatto sia personale e che sia di bocca in bocca piuttosto che parlarne sui social, perché viene tutto travisato, viene tutto mistificato, viene tutto manipolato, non c'è da avere fiducia nel mainstream. Il potere si manifesta come informazione unilaterale e quindi sempre un danneggiamento. La crescita viene in maniera naturale col contatto, non con la diffusione di massa in maniera ampliata dai social. Meglio una diffusione lenta e graduale che non una crescita vertiginosa e esponenziale. Quindi bene che sia successo quello che è successo e quello che ci manteniamo ancora in una certa riservatezza e che il Rembo sia ancora una trasmissione orale. Quindi c'è ancora molta discussione su questo e ci sarà sempre. Però manteniamo fede alla tradizione degli anziani, più che essere innovativi e essere troppo aperti e che poi viene travisato tutto, viene commercializzato come sempre. Ora stai lavorando su un libro riguardo un po' alla tua esperienza. Cosa vorresti trasmettere in questo libro all'umanità di oggi, ai giovani d'oggi? Come se potessero essere le parole più importanti che tu volessi veramente trasmettere alla gente. Cosa cerchi di trasmettere con questo libro? Che noi apparteniamo alla terra, non è la terra che appartiene a noi. Noi siamo, dobbiamo essere grati di calpestare questo suolo e ringraziarlo ogni giorno per quello che produce e ci dà da vivere. Ritornare alla terra è una delle prospettive migliori per le generazioni future. E quello di essere rispettosi verso la natura, di non cercare di defraudarla, di depauperarla come stiamo facendo. Non c'è tanta prospettiva per il futuro se non si ritorna a vivere in comunità, a vivere con le risorse del luogo, in stretta relazione con il luogo. Quindi quello che voglio trasmettere è l'appartenenza a questo popolo della terra che ritorna ad essere in simbiosi con essa, senza sfruttarla, senza usare concimi chimici, senza usare anche l'automazione, la tecnologia in maniera preponderante,
ma solo in funzione di bisogni reali. Noi abbiamo cominciato a usare il trattore quando abbiamo avuto tanti figli per poterci dedicare a loro in montagna. E questa è una giustificazione che è valsa perché non c'era la forza materiale per poter andare avanti solo con le zappe. Però per me l'ideale sarebbe tornare a vivere con la zappa senza averci nemmeno il trattore. E questo è possibile, basta averci la volontà di farlo. Avano la scelta anche perché non è tratturabile, non si può usare il trattore per coltivare le terrazze di ulivo che sono strette e piccole. Si fa tutto a mano, anche senza questo sfugatore. Usiamo la motosega per la legna perché ne consumiamo tanta ed è difficile fare tutta la legna a mano quanto ce ne serve. Però se non usiamo gas, poca illuminazione, non abbiamo frigorifero e lavatrice. Facciamo conserve, prodotti, mettiamo in dispensa per l'inverno, c'è un clima favorevole anche per l'inverno, altrimenti si mettono sotto sabbia, si fanno i fermentati, tante cose si producono e si possono conservare ancora in maniera antica. Questo è un progetto di vita che è quello che stiamo realizzando, che si fa essere meno, più sostenibili e meno consumisti per quanto si può. Parliamo sempre un po' della gente, perché bene o male penso che questa sia la cosa più importante, secondo me, nell'esperienza che hai avuto in questi anni. Sono passate un sacco di persone ad Avalon, un sacco di persone speciali che ti avranno lasciato anche tanto. Qual è la ricchezza di Avalon? La diversità, riuscire a armonizzare gli opposti, riuscire a integrare tutte le persone difficili, anche difficili, riuscire a essere aperti in modo da poter rispettare l'opinione del diverso e poterlo tenere come ricchezza, non come difficoltà. Acquisire una forza tale da poter avere questa capacità che non è semplice. Proprio la diversità come ricchezza è un punto focale, cruciale del fatto dell'accoglienza. Non sempre è possibile. Ci sono state tante difficoltà e abbiamo dovuto allontanare delle persone. Questo è un fatto che si mette in discussione ogni volta. È il fatto che anche per allontanarle ci vuole una certa dose di coraggio e bisogna essere tutti d'accordo, non deve essere mai essere un fatto personale. È un momento di crescita anche per chi viene allontanato, i motivi per cui non viene accolto. Essere così sinceri e onesti da vedere quali sono le tue difficoltà e perché non la puoi sostenere. E questo è il caso di tante persone che sono con malattie nervose, che prendono psicofarmaci, che non sono in grado di essere collaborative e che pensano come nella società di essere assistite e basta. Per noi è diventata una difficoltà questo tipo di relazione da gestire e siamo consapevoli di non essere in grado di poter aiutare tutti. Invece, proprio parlando di medicina, dico, in questi anni, nella tua vita,
Come ci sei curato? Hai avuto bisogno di curarti? Qual è il tuo rapporto con la medicina tradizionale o se utilizzi medicine alternative, ayurvedica o naturale? Il mio rapporto con le medicine è conflittuale in questo momento. Per 30 anni sono stato senza assistenza medica, senza cartellino che ho nominato un medico e che avevo l'assistenza sanitaria ufficiale. Mi sono curato da me, ho sempre preferito cercare di curarmi con le erbe, con il digiuno, con il riposo, di sentire il mio cervello, il mio corpo, di capire quali erano le relazioni che mi creavano in difficoltà, la natura del mio male. Così ho cominciato a sospendere l'assunzione di droghe, di fumare perché ero sempre pieno di catarro. Ho cominciato a essere più igienista, più salutista, a mangiare meglio, a non cibarmi di cibo spazzatura. Però questo è andato avanti per 30 anni benissimo, ho avuto il sostegno di qualche medico naturista mio amico, per quando mio figlio si è ammalato, per esempio, a 6 mesi, che aveva febbre a 40 per una settimana. Poi siamo andati in ospedale. All'occorrenza mi sono fatto operare di un angioma all'occhio. Quando ho avuto necessità di andare in ospedale sono andato, non ho rifiutato la medicina allopatica. Però ho sempre cercato di farne a meno, sempre di essere autosufficiente anche dal punto di vista della salute. Soltanto adesso invece prendo le medicine, sono stato in ospedale quest'inverno. Ho avuto un trombo alla gamba e un'embolia ai polmoni. Quindi devo prendere un farmaco che mi rende il sangue fluido. E questo l'ho dovuto accettare, ho fatto il tesserino sanitario. Dopo tanti anni, è stato un arrendersi purtroppo, ma è stato necessario per la mia sopravvivenza. Per cui riconosco anche il valore della medicina allopatica quando è necessario. Però preferisco le medicine complementari, preferisco l'omeopatia, però curarmi da solo è una cosa fondamentale. Essere consapevole della propria salute, della propria energia, delle proprie malattie come sintomo di qualcosa che non funziona, che non è altro un campanello di allarme. Ma la medicina meridiana è quella che mi fa più da specchio, perché c'è sempre una correlazione tra l'organo malato e il trauma vissuto da solo anticamente. Quindi risalire alle cause e non guardare i sintomi. Quello che è il tentativo che faccio con la mia esperienza per guarire me stesso. Invece, tornando un po' al discorso di Avalon, parliamo di educazione. Che tipo di educazione avete scelto per i bambini di Avalon in questi anni? I miei figli non sono mai andati a scuola. Uno ha dato l'esame di terza media, fino alla terza media ha fatto scuola qua. Il secondo fino alla seconda media, poi ha frequentato la scuola ufficiale.
Educazione libertaria, io non ho mai imposto nulla, non ho imposto di studiare. Ho cercato di coadiuvarli, di aiutarli nell'apprendimento, di essere disponibile alle loro esigenze, di leggere, di scrivere, di fare la matematica, connettendo l'ambiente naturale in cui vivono, facendo ricerche nell'orto, il calcolo delle piantine che mettevamo in file parallele, e insegnando la matematica con la pratica. Però l'atteggiamento è quello di mettere a disposizione tante conoscenze, tanti saperi senza imporre nessuno di questi e facendo scegliere loro secondo la loro attitudine. Sono stato coadiuvato un po' dai professori della scuola qua che hanno saputo accogliere i miei figli aiutandoli quando dovevano dare l'esame. Sono stato sostenuto da questi professori che erano contenti della nostra esperienza, consapevoli che la scuola, invece che fornire delle capacità critiche e dava solo delle informazioni, delle nozioni. I miei figli hanno fatto scuola qua e sono adesso che fanno l'alberghiero in una scuola di edilizia artistica a Trieste, a Castel Fiorentino. Si trovano bene, sono inseriti, non hanno avuto nessuna difficoltà di inserirsi. Sono pratici e sono capaci di connettersi anche con la società intorno a noi. Non hanno avuto preclusioni da parte mia, l'insegnamento coercitivo. Non l'ho mai dovuto riprendere, sono sempre andato d'accordo anche quando sono adesso adolescenti. Siamo in perfetta armonia. Quando ci telefoniamo le ultime parole sono sempre papà ti voglio bene. E così è stato anche per la scuola su in montagna, dove i nostri figli erano un esempio. Se i nostri figli così educati sono lo specchio della famiglia, noi siamo delle famiglie buone, migliori di quello che succede nella società dove non vengono accuditi e considerati. La parola dei nostri figli è sempre stata ascoltata, a pari della nostra. Non ci siamo messi sul piedistallo ad insegnare. Ci siamo messi accanto a loro alla stessa altezza, allo stesso livello. Per me sono degli amici più che dei figli. Però riconosco che in certi momenti ho dovuto usare anche la mia autorevolezza nei loro confronti perché mi sfidavano, perché cercavano di dimostrare che anch'io dovevo essere oppressivo, autoritario come gli altri genitori. Però non sono mai riusciti più di tanto a farmi incazzare. E ero sempre accolto e ho sempre chiesto scusa quando mi impazientivo. Quindi la relazione è sempre stata buona, sono contento di come sono cresciuti e ci vogliamo un sacco di bene. Qual è il tuo rapporto con la spiritualità? In cosa credi? La mia spiritualità è atea, credo nella natura, quasi una forma di panteismo. Cioè la natura è un'intelligenza collettiva che connessa alla nostra intelligenza. C'è tutta una relazione che ci connette alla vita. Siamo tutto uno, siamo artefici del nostro destino. Siamo protagonisti della relazione che si lega alla vita, all'essere vivente, senziente, di tutto connesso, di tutt'uno.
non c'è una separazione. E non, la spiritualità è una connessione tra la materia e lo spirito. Non c'è una spiritualità separata dalla materia. Siamo tutt'uno attraverso quello che manifestiamo e la natura ci reagisce secondo l'energia che noi ci mettiamo. Siamo un rapporto dialettico. È bene vivere la natura come la nostra ispiratrice, come la nostra dea. Questo mi fa piacere averci questo rispetto e questa relazione, di non sopraffare, di considerarla femminile invece che maschile. Il maschio è più propenso a essere da padrone, la femmina è più accogliente. E noi dobbiamo ritornare a essere, ad accettare la nostra femminilità, a non fare la guerra, a non essere prepotenti. Questa è una parte che il patriarcato ci ha fatto, ci ha condannati a essere padroni. Siamo stati anche noi subordinati a questa impostazione e l'abbiamo subita, non è nostra natura essere così. E qual è la ragione secondo te per cui la gente invece continua a perdersi dietro a queste cose, a questa sete di potere, a non riconoscere il fatto che siamo tutti parte di una sola grande anima, a separarci, a litigare, a farsi la guerra? Perché la gente continua, molti continuano a seguire tutto questo? Perché gli imprinting che hanno avuto alla nascita, la nascita senza amore, col distacco del figlio messo dentro quelle macchine che separandolo dalla madre ti porta a un istinto di morte, ti fa nascere con questa separazione che non è l'imprinting che tua madre vorrebbe darti. Col taglio cesareo, con tutti i sistemi di pulirti immediatamente appena nato in ospedale, ti staccano dall'imprinting dell'amore, dall'ossitocina che si sviluppa in quel momento lì. E quindi rimani con questa profonda ferita nel cuore, che poi ti fa sorgere la sete di potere e l'insoddisfazione permanente, che vuoi sempre di più, che vuoi accumulare, che vuoi valerti sulla società imponendoti di essere dominatore, perché alla base c'è un'insoddisfazione, una mancanza di amore. Se tu potessi nascere con amore e prediletto dalla tua madre, col contatto epidermico che è necessario, non avresti mai istinti negativi, istinti di morte. Però invece è proprio voluta questa scienza della sopraffazione, del dominio, di superare la madre del figlio per dare un principio che non è d'amore ma è il contrario. Quindi bisogna cambiare radicalmente fin dalla gestazione, dalla nascita, con la dovuta attenzione, la dovuta accoglienza, per creare un mondo degli uomini migliori. E poi tutto si sviluppa in relazione all'ambiente sociale in cui vivi, all'intolleranza, al razzismo, alla scuola gerarchica, a prepararti per essere un operaio di questa società, inserirti nei meccanismi sociali come un dipendente, come
uno schiavo, non essere una persona libera. Questo fa sì che ci siano tutti i meccanismi sociali che sono abietti e che sono quello che è l'individualismo, il protagonismo, quello che è tutte le deviazioni umane che conosciamo benissimo. Quindi bisogna rinascere e impostare la propria vita con altri valori, con altri principi, che sono di solidarietà, di mutuo aiuto, di condivisione, d'amore. In una parola sola, è solo l'amore che può cambiare la società. E noi vediamo che il capitalismo sta collassando in questo mondo, sta portando un sacco di persone a non riuscire ad arrivare a fine mese, a trovarsi senza lavoro, in piena disperazione. E secondo te qual è il futuro? Quale sarebbe la politica che potrebbe gestire il mondo in una nuova era, in una nuova mentalità dove tutti possono convivere serenamente e pacificamente? Cambiare il punto di vista, vedere con un altro occhio, cambiare i propri paradigmi, cioè non essere più attaccati al protagonismo, all'accumulo, alla mentalità capitalista, però essere generatrici di nuove forme di vita, di collaborazione, di comunità, di tornare a un tessuto sociale che sia quello della società rurale di una volta, dove quello che era in eccedenza si dava al più povero, dove si collaborava tutti assieme nei lavori e nella possibilità di vivere. Quindi tornare a una società diversa significa implementare persone diverse, dai primi approcci, dai primi momenti di vita, come dicevo prima. La società rurale è quella che più mi riconosco, perché da piccolo andavo a fare le trebbiature tutti insieme con i contadini del posto, dove si riuniva tutta la gente e dopo il lavoro si faceva festa. Si faceva la storia del mais attorno alla sera e si ci raccontava le favole. I nonni raccontavano le storie di vita vissuta ed era un modo di condividere la fatica, il lavoro e anche il piacere. E per cambiare la società ci vuole non l'automatismo, la robotizzazione che adesso vanno di moda e che si prospetta come futuro, ma quello invece di ritornare alla natura, a un vivere sereno, felice e modesto, senza tanti automatismi che riducono l'uomo ad una macchina. Purtroppo la tendenza è questa, cambiare il genoma umano per farlo diventare un robot. Però d'altra parte si afferma anche una visione della natura, dell'uomo naturale che è simbiotico con essa. Quindi la prospettiva dell'umanità divisa in due. E questo secondo canone per me è quello che è la prospettiva per poter progredire come umanità, non ritornando all'antichità, ma ritornando alla solidarietà, alla condivisione, con la conoscenza che abbiamo oggi, che ci permette di vivere tutti quanti sulla terra, senza sfruttare gli animali, senza sfruttare gli altri esseri umani. E quindi senza denaro.
senza denaro, con lo scambio baratto il dono, e il denaro può essere locale, non massificato con il dollaro che è il punto di riferimento, però delle piccole monete locali che cambiano da paese a paese, da posto a posto, secondo le esigenze del luogo e che mantengono la ricchezza nel posto invece che essere manipolato da qualcuno, dalle banche, dagli usurai. E tu hai dedicato la tua vita a attività politica, a cercare di creare davvero un mondo nuovo alle comunità, agli ecovillaggi, ai Rainbow. Oggi hai ancora la stessa speranza che il mondo possa cambiare? Ci credi di più, ci credi di meno? Quanto è cambiata la tua fiducia nel cambiamento? È sempre stata costante, ho sempre avuto fiducia e ce la conservo e la mantengo. D'altro lato si è assistito a una divaricazione opposta, mentre da una parte nasce la consapevolezza, dall'altra c'è l'asservimento totale, brutale alla tecnologia. Sono due polarità che se non riusciamo a combinarle insieme si crea questa spaccatura che sarà fatale per l'umanità. Però c'è possibilità di crescere insieme, di unire la consapevolezza all'automazione rendendola serva dell'uomo. Questo è un processo che i politici dovrebbero comprendere. E se da una parte c'è qualcuno che la comprende, dall'altra c'è anche chi non la comprende. E bisogna vedere sempre uno sviluppo delle eventuali possibilità che l'umanità di sopravvivere o di annettarsi. Non sappiamo come andrà a finire. Io spero per il bene, lavoro per il bene, e faccio le azioni e penso positivo. Poi mi affido a quello che sarà la natura, a quello che succederà, non posso far diversamente. Bene, grazie, grazie di cuore Mario.